Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Andiamo a vedere un po' la settimana prossima, che novità ci saranno per l'Ariete. Andiamo a vedere un pochettino tutti i segni. Iniziamo con l'Ariete. Allora, per te Ariete ci sarà una soluzione positiva di un qualcosa che avrà a che fare con l'influenza di un uomo. Io qui credo che siamo a che fare non tanto nel settore amoroso, nel settore sentimentale, ma siamo qui in un settore come se un uomo stesse studiando, analizzando, capendo un qualcosa che ti riguarda anche a fini, diciamo, professionali per aiutarti a risolvere un qualcosa ed è come se fosse una situazione addirittura protetta dal cielo, una situazione che si. Non ti dico che si sblocca già da ora definitivamente come risultanza finale, ma come se fosse una soluzione giusta, un intervento giusto da parte di un personaggio maschile. C'è una situazione un po', come posso dire? C'è una situazione un po' ostica che potrebbe riguardare anche situazioni di tipo giudiziario, di tipo legale, perché mi viene fuori la giustizia al contrario. Ma l'esito finale della settimana prossima, vedremo, qui c'è un po' la maschera, c'è una situazione non chiara. Qui c'è una situazione non chiara, per quanto sia protetta, la giustizia con la maschera mi parla di una situazione non chiara. Dove però ci sarà l'intervento di una figura maschile che parte, diciamo, parte con buoni intenti, parte per, diciamo, per aiutarti, perché ti vuole aiutare. C'è come se fosse una scelta giusta, una scelta protetta dal cielo, che ha a che fare, ti ribadisco, col settore lavorativo, con gli studi, con tutto ciò che non riguarda i sentimenti. Questa maschera, fatemi vedere un attimino. Potrebbe esserci un cambio di rotta, cioè di una situazione che ti doveva gestire una donna, in realtà poi, come cambio di rotta veloce, cioè tu invece tu sai che dovrei avere a che fare per una determinata situazione con una donna, poi c'è un cambiamento repentino, invece di occuparsi di una determinata tua situazione una donna, se ne occuperà un uomo. Potremmo essere anche nell'ambito, non lo so, della giustizia, di questioni tue da risolvere, Ariete. Comunque siamo in un settore che non ha a che fare con i sentimenti, quindi questa settimana qui tu sarai preso, diciamo, da tutt'altro. Va bene? Allora, invece, per quanto riguarda il toro, andiamo a vedere per te il toro. Mamma mia. Un sacco di ansia, un sacco di preoccupazione, un sacco di preoccupazione, un sacco di, diciamo, di pensieri, ma pure pensieri pesanti per te, Toro. Cioè, la giustizia è legata alla giustizia, hai una serie di pensieri, di paure, di ansie, di angosce, però qui esce che comunque poi sul finale c'è un. Diciamo una ripresa, c'è una ripresa ed anche in positivo. Qui è come se improvvisamente qui c'è da prendere una decisione netta, improvvisa, una decisione netta e improvvisa, una scelta improvvisa da fare. Però per te, ecco, dopo questa allora, diciamo così, per te, Toro, tu vieni forse anche dalla settimana scorsa, da questi giorni presenti, passati, più recenti, diciamo, vieni da una scelta che c'è stata una problematica in relazione a una scelta, un qualcosa che tu dovevi scegliere. Improvvisamente hai dovuto fare un atto di, non dico di coraggio, cioè prendere una decisione improvvisamente che ti ha capovolto una situazione precedente, però è come se questa situazione di scegliere qualcosa o qualcuno ti
ha procurato un sacco di ansie, di problemi, addirittura di insonnia, di nervosismo, di starci male. È una decisione che ha a che fare, anche per te, qui c'è la carta della giustizia, ha a che fare con degli affari, con delle situazioni da sistemare, con una situazione da equilibrare, con una scelta che riguarda anche questioni legali, giudiziarie, amministrative, questioni da regolarizzare, documenti, situazioni fiscali, vedi un po' tu. Improvvisamente qui comunque mi viene fuori che tu ce la fai, ce la farai, però è come se venissi fuori da una situazione proprio che ti logora. C'è una tua iniziativa, quindi c'è un cambio, ecco, come se fosse un improvviso cambio di rotta per te, Toro, che vieni però da una situazione molto pesante, molto angosciante. Qui non nascondo che ti sia stato fatto anche qualche, non lo so, qualche dispetto, qualcuno che si è divertito alle tue spalle a darti un po', diciamo, a darti un po' di fastidio, ok? Per i gemelli, andiamo a vedere per te, gemelli. La settimana prossima per te, gemelli. Ah, oh, c'ho una sete, ragazzi. C'ho una sete improvvisa, non so che ho mangiato che mi fa venire così sete. Wow! Caro gemelli, qui tu sei in chiusura con qualcuno, potresti chiudere improvvisamente con una persona del toro, potresti avere problemi o essere questa persona del toro, ascendente toro, con grosse caratteristiche del toro, averti dato proprio la sensazione di volerti pungolare, di volerti pizzicare. Qui abbiamo anche lo scorpione, potrebbe essere qualcuno del toro o dello scorpione, ma potrebbe essere una persona del toro che si comporta come lo scorpione che ti pizzica, che ti dà fastidio, con la quale tu decidi di troncare definitivamente. Qui abbiamo la chiusura di un rapporto o con una persona del toro o con una persona dello scorpione. Le carte qui sono inequivocabili e ti dirò di più, non è che bisogna parlare soltanto di situazioni sentimentali. Tu qui ti farai valere, questa persona ti ha toccato, è stata scorretta. Questa persona è stata scorretta nei tuoi riguardi, ma tu qui verrai fuori come una persona che non è stupida, una persona che si sa difendere la sua posizione. Posso dirti questo? Tu qui vuoi chiudere, ma non escludo che questa persona voglia, però nella stessa settimana, cioè io ci vedo una chiusura, ma ci vedo anche come se questa persona poi vuole, chiarirsi con te, vuole ritornare da te. Perché vedete, ho la morte che indica proprio la chiusura, però poi c'è l'unione. Ascolta, potrebbe essere che questa persona si renderà conto di aver fatto un qualcosa di esagerato nei tuoi confronti, si renderà conto che tu vuoi chiudere, hai chiuso, la tua posizione è netta e chiusa, ma ci potrebbe essere l'intento da parte di questa persona di riacciuffarti, proprio un'iniziativa, un contatto, un messaggio, un SMS, un ricercarti, come per dire ricominciamo, riuniamo, facciamo un'impresa, facciamo un accordo, facciamo un qualcosa fra di noi, ma come se si troverà poi, avete presente quando uno va in una città di guerra dove tutto è distrutto? È come se questa persona volesse ricostruire sulle macerie. Perché ho l'iniziativa, l'impresa e ho il 10 di spade, che il 10 di spade è proprio sì, la conclusione di qualcosa di distrutto. Cioè questa persona è come se volesse andare a recuperare un campo di battaglia dove è successo di tutto e di più. Io credo che qui non è che c'è l'unione, cioè che tu torni insieme a questa persona qui. Potrebbe, secondo me, più l'intento di questa persona che è come se velocemente succede prima questa rottura antipatica, voluta da te, e poi l'altra persona si rende subito conto che ha fatto un'emerita, stronzata e cerca subito di riacciuffarti. Non sono in grado di dirti con queste poche carte se però poi ci sarà in effetti il ritorno fra di voi. Forse no, perché tu potresti essere talmente incazzato o incazzata comunque a percepire questa voglia di riunirsi da parte di questa persona, di fare pace, eccetera, eccetera, però io credo che in questa settimana non è detto che avverrà la riconciliazione, potrebbe semplicemente succedere che si riaffaccia, cerca di recuperarti questa persona qui. Per te, Cancro, per te, Cancro, vediamo un po'. Mamma mia, che?
pure per te qua. Pensieri, emozioni pesanti, mamma mia, cancro, che è successo? Ma vieni da quell'energia lì. È un'energia che però si guarisce, sono ben contento per te, contenta per te. L'impiccato, lo so, cancro, qui è un alto e bassi, qui è un alto e bassi. Pensieri negativi, pesantezza, ansia, preoccupazione. Poi ci si risolleva. Una situazione che è protetta dal cielo, una buona impresa, una novità, un'azione positiva, ma poi di nuovo l'impiccato. Alti e bassi, non so che dirti, cancro, alti e bassi, perché l'impiccato è come una situazione che poi un'altra volta ti mette in uno stato quasi di blocco, una situazione che poi si va, cioè che sembra risolversi, ma poi si va a ribloccare per te, cancro. Ma qua c'è uno sfinimento da parte tua, qua c'è una situazione che ti ha stancato, per la quale tu c'è proprio il disinteresse. Improvvisamente non so qua che cosa succede, per quanto c'è di mezzo una persona positiva, un aiuto, una persona che concretamente cercherà di fare qualcosa di positivo per te, di aiutarti, un amico, un collega, un capo, qualcuno che ha a che fare con qualcosa di tuo di pratico, qui non necessariamente parliamo di sentimenti, però poi improvvisamente succede un... Ci sarà un evento improvviso che ti blocca. Non so di che parliamo. L'unione. È una telefonata.